l'esperienza del come si fa quando ci si trova davvero a un evento, perché quello che si era previsto di fare anche in una situazione di emergenza non è che il frutto dell'esperienza fatta nelle emergenze precedenti, se va bene. La vera emergenza è nuova, perciò cosa si è fatto anche dei piani per affrontare l'emergenza o comunque come vi siete trovati proprio quel giorno a affrontarla? Stiamo parlando di un recente terremoto in una regione vicino a noi qua. Allora, buongiorno a tutti. Faccio una premessa, che cercheremo almeno prossima di raccontare questa storia, che comunque è una storia positiva, perché noi non abbiamo avuto danni alle persone, solo danni alle cose, agli immobili e ai materiali. Quindi cercherò di sdrammatizzare, perché chiaramente per noi comunque un impatto emotivo l'ha avuto, quindi cercherò di fare anche qualche battuta. Cerchiamo di raccontare come sono venuti i fatti, perché è una storia che oggi ci troviamo a raccontare. Beh, le emozioni ci sono comunque, ci sono lasciamo. Una storia che non, esatto, una storia che comunque non ci siamo mai immaginati di raccontare. E due dati sulla nostra banca. La nostra banca è una piccola banca, una cassa di risparmio, una delle 10-11 casse di risparmio d'Italia, è rimasta autonoma e dipendenti, da più di 150 anni, siamo 429 e abbiamo 48 filiali, tutte concentrate nella zona delle province di Bologna, Modena e Ferrara. Tre quarti delle nostre filiali sono state coinvolte nel cratere del terremoto. Voglio partire. Diciamo che è una zona comunque dove che vale una cifra molto importante rispetto al PIL italiano. 1% del PIL. È stato detto che comunque nella zona colpita dal terremoto, che non è solo la zona, diciamo, la provincia di Ferrara, di Bologna in parte, ma anche quella di Modena, soprattutto di Reggio, e anche in parte anche quella del Veneto, di Rovigo, copre circa l'1% del PIL, che è una cosa molto significativa, nessuno lo sapeva, è stato ovviamente un dato che è venuto fuori successivamente. Vorrei partire raccontando una storiella che ho letto qualche giorno fa, non ricordo neanche di chi è, però è brevissima, io non sono abituato a raccontare storielle, però questa mi ha colpito perché rappresenta esattamente quello che è la situazione in cui ci siamo trovati. La storia è questa: c'è un pesce anziano che nel suo viaggio incontra due pesci giovani e li saluta e poi gli chiede: com'è l'acqua? I due pesci giovani si guardano, un po' così titubanti, lo salutano e si allontanano. Dopodiché uno dei due pesci dice all'altro: ma cos'è l'acqua? Mi ha colpito perché noi ci siamo accorti che l'acqua non c'era più quando il terremoto ce l'ha portata via. Ed è esattamente quello che è successo. Tra l'altro il terremoto si è sviluppato in maniera particolare perché sono stati due eventi ravvicinati, distinti, come è stato poi anche detto. Per raccontare quello che abbiamo fatto, faccio un'altra ulteriore premessa, che è questa. Dopo gli eventi del 2001, cioè dopo l'11 settembre, si cominciò a ragionare anche in Italia e anche a livello europeo su che cosa si poteva fare per cercare di evitare e di garantire soprattutto la continuità delle aziende, questo ovviamente nel settore bancario, creditizio in generale, nel sistema finanziario, per garantire la continuità nel caso dove si fossero verificati questi eventi catastrofici di scarsa probabilità di verificarsi ma con un altissimo impatto. E questo tipo di analisi portò all'emanazione nel 2004 di una serie di linee guida da parte della Banca d'Italia, che per quello che riguardava le banche era una normativa vincolante e che imponeva alle banche, al sistema creditizio in generale, di dotarsi di un piano cosiddetto business continuity, cioè che garantisse la continuità operativa nel caso in cui si verificassero o si fossero verificati nel futuro questi eventi. Come potete immaginare, questa normativa è stata presa come tutte le normative, cioè come un impegno burocratico, una cosa assolutamente inutile, ma perché dobbiamo investire dei soldi, ma perché dobbiamo fare queste cose, e quindi si cercò, come siamo italiani, di portare più a lungo possibile nel tempo questa l'adozione di questi piani, salvo qualche virtuoso ovviamente, e anche se c'era un termine che non fu prorogato, per uno dei pochi casi in Italia in cui i termini non sono stati prorogati, che era il 31 dicembre del 2006. Anche noi, in quel periodo lavorammo su questo piano, che comprendeva il fatto di fare un'analisi dei rischi, il fatto di prevedere che cosa fare a fronte di questi rischi, quali scenari si potevano verificare, che tipo di attività per la banca era necessario
erano più importanti, quindi dovevano essere di fatto su queste preparate, il cosiddetto backup, che doveva essere pronto in caso di evento disastroso. Naturalmente, come diceva prima il relatore, effettivamente le analisi fatte a freddo non corrispondono mai all'emergenza, che è un'emergenza sempre nuova rispetto a quella che si è verificata magari nel passato, su cui, a cui si fa per forza riferimento. Infatti tra i rischi fu valutato come rischio alto, furono valutati tutti i rischi mediamente bassi nel nostro caso, l'unico rischio alto fu quello antropogenico, cioè legato di fatto alle attività umane, quindi la zona, noi siamo in una zona comunque industriale, c'è in una zona industriale piuttosto, piuttosto ampia, intorno c'è la zona chimica a Ferrara, quindi a poche decine di chilometri, c'è l'aeroporto di Bologna, quindi la cento è sul, di fatto sulle rotte di atterraggio e di partenza degli aerei, quindi si era ritenuto che questi potessero essere rischi maggiori. Rischio sismico e rischio idrogeologico valutati bassi. Gli scenari che erano stati previsti erano il fatto di avere l'indisponibilità delle strutture energetiche, informatiche e telematiche, la indisponibilità dei locali della direzione generale, che si trova tuttora ovviamente a centro, nel centro storico del paese, e l'indisponibilità delle persone. Non fu ritenuto probabile, questo erano poi l'attuazione delle linee guida, quindi fu fatto da una foto più o meno da tutti, il fatto che uno o più filiali fossero indisponibili, perché questo si riteneva non un problema per la sussistenza della banca, e comunque un evento molto improbabile che si verificasse contemporaneamente a uno degli altri scenari. Infatti le cose sono andate esattamente al contrario. In realtà il 20 maggio è stato il primo evento sismico che ha toccato ovviamente solo alcune delle nostre filiali, non ha toccato la direzione generale, c'è sempre stato toccato, ma non ci sono stati danni rilevanti. Ci sono stati danni però in alcune filiali che sono trovate nei paesi, come avrete sicuramente sentito parlare alla televisione, Sant'Agostino, Finale Emilia, Mirabello, quindi paesi colpiti fortemente. Ovviamente noi in questi paesi abbiamo la filiale sono state evacuate, le persone, le zone dove si trovano le filiali sono state dichiarate zone rosse, quindi non si poteva accedere. Abbiamo avuto qualche danno, ma non danni particolarmente rilevanti. Ovviamente c'è stata la mobilitazione di tutti e ognuno per le competenze che aveva si è riusciti a innanzitutto spostare le filiali che erano chiuse presso altre filiali, quindi in locali di altre filiali dei paesi vicini. Quindi questo già è iniziato un'opera di solidarietà tra i colleghi, no? Quindi due filiali o tre filiali aperte nello stesso posto. Sono stati attivati tutti quelli che erano i canali per avvertire la clientela, per avvertire i fornitori, per gestire anche solo le questioni che riguardano il trasporto di valori, il contante. Quindi ci sono molteplici problematiche, però gestite con facilità, relativa facilità, per il fatto che comunque la direzione generale era pienamente attiva, la stragrande maggioranza dei filiali era operativa, però la prima cosa che vi faccio notare è la solidarietà tra colleghi, che era un dato che è venuto fuori, che è stato estremamente positivo. Sono passati 8 giorni, in questi 8 giorni tra l'altro noi siamo riusciti, in alcuni dei paesi la situazione si è subito sistemata e di fatto noi siamo anche riusciti a già intervenire nei lavori di ripristino di alcune di queste filiali. Nessuno si aspettava ovviamente dal secondo evento, a distanza tra l'altro di così pochi giorni, ma molti per quanto riguarda l'evento sismico, perché chi conosce di queste materie sa che gli eventi sismici di solito sono susseguenti, non passa mai un lasso di tempo così elevato. Invece il 29 l'evento ha colpito altre filiali, un numero maggiore, e ha colpito soprattutto la direzione generale, quindi con un impatto piuttosto elevato. Quindi ci siamo trovati a dover evacuare la direzione generale dove sono occupate, cioè dove siamo anche noi, e dove ci sono 150 persone. Ci siamo trovati tutti quanti nel piazzale antistante dai nostri uffici, e qui diciamo iniziano le fasi di quello che è stato in realtà il lavoro, che è partito dal 29 maggio e che ancora è in corso, perché di fatto questi eventi non si risolvono in realtà in tempi molto brevi, o il lavoro che c'è dietro non si risolve in tempi brevi. La prima cosa che è stata riprendere il controllo dei propri sensi e riprendere il controllo dei propri pensieri, perché ciascuno di noi pensava a dove erano i propri figli, dove era la propria moglie, dove era il proprio padre, il padre, comunque la propria famiglia. Quindi
questa è stata la prima cosa che ognuno ha reagendo in maniera differente, ognuno ha cercato di fare. Poi comunque bisogna prendere decisioni, quindi tutti a casa, tutti a occuparsi di quelle che sono la propria vita personale, questa è la più importante. Siamo rimasti ovviamente una decina di persone di cosiddetto management, se consentite la parola. Fra parentesi anche fortunato, per esempio io non sono vicento, quindi di fatto la mia famiglia o le persone a me care non erano, non si trovano nella zona del cratere, e anche altri colleghi, diciamo, avevano questa fortuna, quindi avevano più disponibilità sicuramente degli altri, avevano meno problemi da questo punto di vista. Sono passate circa, credo, 3 ore per riuscire a riprendere il controllo di quella che era il ruolo che abbiamo in un'azienda, no? Perché tutto attorno c'erano segni ovviamente evidenti di quello che era, i segni fisici di quello che era il terremoto, e anche le persone attorno, cioè nel contesto sociale, si muovevano in maniera abbastanza disorientata. Poi abbiamo dovuto abbandonare tutto perché quella ovviamente è diventata zona rossa, sono intervenute le forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, e ci hanno allontanato, quindi abbiamo dovuto abbandonare tutto quello che avevamo lì e andarcene. Cerchiamo, siete qui in due, e sentiamo come vi siete divisi il lavoro, oppure che cosa? Allora, io faccio una premessa che ho preso servizio il giorno prima del terremoto e sono stata la donna del tempismo, quindi molto probabilmente da una parte ero avvantaggiata perché emotivamente ero più lucida, perché comunque era tutto nuovo e non conoscendo neanche le persone, le filiali, quando mi parlavano di filiali, persone, facevo veramente fatica. Ho cercato di fare quello che ha suggerito, diciamo, in quel momento l'emotività, quindi di prendere proprio per mano le persone, perché quello che purtroppo è successo è che i punti di riferimento fondamentali della persona, il lavoro e la famiglia, erano venuti a mancare. Noi abbiamo quasi il 35% delle persone che lavorano nel paese di residenza. Quindi non avevano più la casa e non avevano più l'ufficio. Dormivano in tenda e lavoravano di notte in una scrivania. Vacillando questi due pilastri, abbiamo deciso di aiutare le persone. E quello che ha guidato la decisione è stata la volontà di far parlare le persone di quello che stavano sentendo, ma senza pensare a quello che stavano sentendo, per non rischiare di aumentare la paura. Quindi abbiamo organizzato subito dei gruppi di supporto con uno psicologo che era specializzato in gestione dell'emergenza, che ha, diciamo, costretto le persone a elaborare quello che era successo e a non avere più paura di tornare a casa, non avere più paura di tornare a lavorare. Questa, diciamo, è stata una decisione coraggiosa e anche abbastanza temeraria, perché nel momento in cui hai le filiali chiuse, i bancomat che sprofondano, perché purtroppo c'è stato anche il problema di paesi che stavano sprofondando, tra cui un bancomat dentro, i vigili del fuoco che hanno ovviamente 1000 precauzioni, quindi non ti fanno entrare neanche a prendere un documento, non ti permettono di prendere dei registri, tu devi garantire un'operatività. Loro, quindi Stefano e altri colleghi, andavano col caschetto a recuperare a chi un registro, a chi doveva fare un mutuo, chi doveva stampare un bilancio. Quindi in quel momento lì abbiamo comunque deciso di investire sulle persone, e questo ha creato comunque uno spirito di squadra eccezionale, perché le persone si sono unite, hanno vinto quella che era la paura. Quindi chi il giorno dopo il terremoto diceva io in ufficio non ci metterò più piede, cioè tornato serenamente, avendo piano piano riconquistato la fiducia. Questo, diciamo, è stato fondamentale per permettere quella normalità, quel ritorno alla normalità che a distanza adesso di 3 mesi visivamente non c'è, perché noi a Cento abbiamo ancora i doppi sensi, la mattina ci scambiamo saluti, passo io, passi te, perché le strade sono ancora bloccate. E i negozi sono chiusi, le persone fanno fatica a avere fiducia nel proprio contesto sociale. Quindi sicuramente l'avere unito le persone anche nell'esperienza dolorosa ha creato un valore aggiunto, un valore che ci ha permesso di essere, forse anche per la dimensione della banca, operativi subito, senza soluzione di continuità. Cioè i nostri
come dico io, cugini di Bologna non si sono accorti che la direzione era stata spostata, perché tutto ha continuato a funzionare. Ecco, come si prendono queste decisioni in tempo rapido? Siamo abituati a rispettare delle procedure, avere delle norme organizzative. Si guarda. Poi diciamo, abbiamo chiamato lo psicologo, abbiamo fatto. Cioè, come sì. Noi ci siamo trovati, ritorno alla discussione prima, sul fatto che quel piano business continuity era stato visto come una maledizione, per fortuna che c'è stato, anche se non prevedeva. Qualcosa è servito. È servito, perché noi avevamo un sito di emergenza che era allestito, ci siamo ritrovati in sede d'emergenza, c'erano 14 postazioni, server, tutto funzionava, e chiaramente questo ha consentito a una parte di noi di lavorare da subito, perché in realtà ovviamente abbiamo dovuto lasciare a casa quasi il 70% delle persone della direzione e fare effettivamente lavorare le persone di servizi essenziali, ma noi, mentre il piano prevedeva che avremmo dovuto rientrare in operatività entro 20 giorni, dopo 48 ore non eravamo pienamente operativi. Ecco, questa è la bella. E dopo, però, c'è questa base garantita, cioè, che permette di andare avanti. Poi è interessante se fate ancora qualche esempio di questa presa di decisione rapida. La presa di decisione è semplice. Avevamo il direttore generale seduto a una scrivania che divideva a metà con il vice direttore, poi c'eravamo noi, c'erano i colleghi del marketing. È come in guerra, eravamo tutti lì, quindi le decisioni si prendevano e quindi io mi sono fatta mandare un curriculum di questo psicologo che conoscevo, ho detto: direttore, secondo me è una bella cosa. Ci penso, sì, facciamolo. Il collega del marketing ha detto: bisogna scrivere le filiali che sono chiuse. Addio, facciamo un file Excel, perché avevamo un computer in 8, eravamo tutti lì. Però eravamo veramente lì. C'è anche la lucidità, quello che è stato fondamentale, che si è proprio vissuto il qui e ora. Cioè, nessuno pensava più ai 10 minuti prima e ai 10 minuti dopo, perché non c'era tempo. Quindi ci ha costretto veramente a stare presenti nel momento e attaccati ai nostri valori, che poi sono quelli di una banca del territorio concreta, che deve dare risposte, le ha sempre date velocemente e le ha sempre date con l'ottica che gestiamo anche 428 dipendenti, ci conosciamo tutti. Ecco, nella logica proprio della decisione, delle lezioni che si apprendono, che riflessione potete fare adesso? Purtroppo il tempo è sempre limitato, perché ci sarebbe da parlare una giornata di questo, no? Ma per concludere con questo del dire, adesso, allora, serve di dietro un piano, ma comunque è questo allenamento a decidere rapidamente insieme. Può diventare, è diventata una prassi organizzativa, o viene lasciata, cioè dice: quando ci sarà un altro terremoto, cioè non ci sarà mai. Ora le cavallette, l'ultima prossima. No, mi spiego, perché la questione è che l'organizzazione non è solo in una... Devo dire che dopo questo evento, che ha insegnato a tutti che il cambiamento, appunto, ce l'abbiamo sotto piedi, noi bisogna che ce ne rendiamo conto, e molto spesso c'è la resistenza al cambiamento, ma da parte di tutti, chi più chi meno. Noi possiamo notare oggi che c'è un'accelerazione nella velocità delle decisioni, questo c'è sicuramente stato. C'è la tensione, comunque non è finita, perché la tensione rimane e rimarrà ancora per molto tempo. No, va bene, questo sono gli esiti. Però l'accelerazione nelle decisioni è sicuramente, perché noi siamo partiti con dei progetti che erano lì in salatura da molto tempo, e nel giro di poche settimane si sono prese decisioni, sono già partiti 2 o 3 contemporaneamente. Quindi questo è sicuramente un effetto di aver vissuto questa esperienza tutti insieme, quindi sicuramente c'è probabilmente anche maggiore consapevolezza in tutti, maggiore attenzione a certe cose, il fatto che si può lavorare anche senza carta, senza proprio scrivania, si può lavorare tutti insieme dall'altra parte, una volta qualcuno ha il terrore dell'open space, di banca. Credo che adesso queste cose siano sparite, credo assolutamente. Vabbè, fermiamoci qui perché non c'è tempo, poi si può continuare anche poi dopo, quando mangeremo insieme, a porvi delle domande. Però ecco, già questo è interessante, no? Vedere come si apprende dalle situazioni e come alla fine mantenere questo atteggiamento di presenza nelle situazioni. Sì, solo per concludere, io quello che ho sentito molto vicino è che, al di là della struttura e della solidità che ci vuole, perché per prendere anche decisioni di coraggio ci vuole di essere solidi e radicati, altrimenti si dondola. Però almeno io personalmente ho capito che con la logica, con i regolamenti, si va da qua a qua, con la volontà si va ovunque. Quindi questo, io, è una lezione che ho imparato,
E spero di averla trasmessa, ma sono sicura. Quindi con la logica si va da A a B, con la volontà si va ovunque. Quindi questo. Grazie.